consueta conferenza stampa a cui eravamo abituati, vi ho invitato chiaramente tutti per, diciamo, per salutarvi, per condividere anche un momento di uno scambio di opinioni, bere qualcosa insieme e soprattutto diciamo, per fare il punto della situazione. A livello di deliberazioni abbiamo messo a disposizione un comunicato dove vengono elencate le delibere che sono state prese all'ordine del giorno oggi. Mi limiterò solo a raccontarvi di un paio di queste in modo molto sommario e veloce. Sottolineo l'importanza della delibera sulla candidatura del Monte Bianco come patrimonio UNESCO, che dà continuità a un iter che è stato intrapreso e pertanto di portare la posizione favorevole della Regione in seno alla conferenza transfrontaliera e Espace Mont Blanc, alla quale partecipano anche i comuni interessati da questa iniziativa. Un'iniziativa che riteniamo che possa contribuire alla valorizzazione turistica di un comprensorio già di per sé molto famoso al mondo, ma che gli dà ancora un appeal e un attu in più per poter avere una maggiore spendibilità. Abbiamo dato anche seguito all'attuazione dell'ordine del giorno che era stato preso in consiglio al momento della definizione della finanziaria, che prevedeva di fare una valutazione su un'eventuale acquisizione della RAV qualora ce ne fossero state le condizioni favorevoli e di interesse tecnico-economico per la Valle d'Aosta. Oggi abbiamo deliberato il mandato a Fina Aosta di fare queste verifiche, se ricorrono le condizioni di valutare questo dossier, affinché diciamo, nei prossimi mesi l'amministrazione possa poi arrivare alle determinazioni nel caso, qualora ce ne siano i requisiti e l'interesse di carattere generale. È stata anche approvata la definizione del prossimo concorso a Serlogne, è stata definita l'assemblea annuale del personale volontario dei Vigili del Fuoco e tutta una serie di altri temi che non sto a rievidenziare. Vi lascerei a voi la parola se avete qualche considerazione o domanda da sollecitare. Presidente, gli assessori UDP si sono presentati per garantire l'ordinaria amministrazione e poi sono andati via per la deliberazione, così? Sì, stamattina come di consueto la giunta si è riunita al completo, c'era all'esame l'ordine del giorno, loro hanno ritenuto che in questa fase l'ordine del giorno non dovesse essere esaminato nella sua totalità. Noi abbiamo ritenuto, così come già stato detto in passato, che ci sono due livelli, la parte politica e la parte amministrativa non può risentire di quelle che sono le situazioni che avvengono a livello politico. Le deliberazioni non sono altro che l'attuazione, la conclusione dei procedimenti che gli uffici hanno sviluppato in funzione dell'attuazione di quelle che sono le linee programmatiche già espresse dal Consiglio regionale. Scusi, che cosa vi siete detti ieri con Minniti e con Gentiloni esattamente? Ma con il ministro Minniti è stato un incontro interessante, si è fatto un po' il punto della situazione, soprattutto sulla legalità e sulla sicurezza in Valle d'Aosta, abbiamo parlato anche di migranti e della collaborazione che abbiamo avuto molto positiva all'interno del COSP con tutte le forze dell'ordine per ragionare a livello di sistema e sviluppare le misure migliori sotto il profilo della prevenzione. È stata anche evidenziata la caratterizzazione della nostra regione, che è una regione di frontiera, quindi interessata anche al controllo dei passaggi attraverso le due infrastrutture stradali del Monte Bianco e del Gran San Bernardo e di tutto ciò che ne deriva, e abbiamo parlato anche dei migranti, dove ho rappresentato la nostra situazione organizzativa, il modello che è stato messo in atto e anche la preoccupazione riguardo a eventuali nuovi arrivi, perché siamo arrivati a saturare la nostra capacità recettiva. Oltretutto il nostro modello è un modello che è caratterizzato per una disponibilità recettiva sulla dorsale della valle e che poco si adatta alle valle laterali, perché ci sono delle condizioni microclimatiche che non, al di là che di carattere sociale, che mal si adattano alla gestione dell'accoglienza, tenendo conto anche della necessità di presentare un'offerta di inclusione, di integrazione. Ecco, quindi
è stato recepito il messaggio e credo che sotto questo profilo possa essere continuata poi l'interlocuzione. Col Presidente Gentiloni purtroppo credo che, così come avevamo già espresso preoccupazione, l'incontro è avvenuto in modo molto veloce e credo che abbia anche risentito del momento che sta vivendo la Valle d'Aosta, perché col cerimoniale è stato abbreviato molto l'incontro che era pubblico. Di fatto poi ho avuto modo di parlarne personalmente, ho rappresentato quelle che sono le situazioni di difficoltà della Valle d'Aosta, soprattutto in relazione alla definizione della questione dei 144 milioni e delle problematiche relative all'ammodernamento della ferrovia e alla risoluzione delle questioni delle autostrade, perché queste sono delle tematiche che sono basilari e fondamentali per definire il rilancio dell'economia valdostana, soprattutto per ciò che attiene, al di là della questione della movimentazione dei pendolari in Valle d'Aosta, ma anche per migliorare la nostra attrattività e competitività del sistema Valle d'Aosta in un quadro di sviluppo turistico. E lui cosa ha risposto? Che verranno fatte tutte le valutazioni, ma la mia preoccupazione è una preoccupazione prima che da presidente e da cittadino valdostano. Quindi continuo a rimarcare l'intempestività di queste azioni in una settimana che abbiamo avuto la presenza del Premier, che sicuramente è stata sottovalutata a livello di importanza, ma anche per ciò che concerne la settimana prossima, perché la settimana prossima la Regione avrebbe dovuto essere rappresentata nel Comitato delle Regioni a Bruxelles all'Open Day, dove mercoledì mattina è prevista una tavola rotonda di presentazione del futuro del progetto EUSALP, al quale avrebbe dovuto partecipare il Presidente della Giunta regionale, nella qualità di oratore, unitamente alla presenza del Presidente della Lombardia e del Presidente del Friuli Venezia Giulia. Era un'occasione per rappresentare la Valle d'Aosta. Purtroppo, come voi vedete, si parla di autonomia, si parla di Europa, senza sapere nel frattempo che cosa succede in Europa. Ecco, quindi le dinamiche che vengono considerate prioritarie sono le dinamiche locali, ben venga, questa è la politica e viviamo questa esperienza in questo modo. Presidente, alla luce dell'evoluzione della situazione, ha preso in considerazione l'ipotesi di eventuali dimissioni? Le dimissioni sono una possibilità che prevede la legge. Ad oggi non le presentate però? Come? Ad oggi non sono state presentate? No. A me più che altro posso soltanto interferire con quello che sono di presentare. Ho detto che sono una delle possibilità che prevede la legge. Quindi ci sta ripetendo su queste ipotesi? Non ho sentito. Ma io credo che queste dinamiche sono delle dinamiche che vanno condivise, cioè non sono delle questioni che vanno personalizzate. Pertanto, nei prossimi momenti, nei prossimi giorni, si valuterà come affrontare il Consiglio, come si valuterà come uscire da questa situazione di criticità. Chiedo scusa, sotto nella capigruppo è già stata quindi decisa la convocazione del Consiglio regionale per mercoledì o per... Ho lasciato la capigruppo per incontrare voi, che in quel momento non era ancora stata definita la data, ne stavano parlando, quindi non ho ulteriori comunicazioni. Ma lei alla capigruppo ha comunicato qualche cosa di specifico? No, io stamattina, a seguito della presentazione della mozione di sfiducia, in modo corretto ho rappresentato l'esigenza, la programmazione della presidenza della giunta, gli impegni che sarebbero stati previsti a Bruxelles in settimana, e poi chiaramente la capigruppo e il Presidente del Consiglio sono sovrani nel determinare quello che sarà il momento migliore per affrontare la discussione della mozione di sfiducia in Consiglio. E l'ipotesi di ritiro delega agli assessori UVP? Sono questioni che non ho affrontato. Io volevo aggiungere una cosa, che a me non è piaciuto molto il fatto che qualcuno sia venuto a fare una lezione magistralis sull'economia qui in Valle d'Aosta. Si vede che ne abbiamo bisogno. Ne abbiamo bisogno? Dipende chi l'ha fatta, perché
A me sembra che questa persona sia stata una di quelle che ha promosso il referendum che tempo fa è stato perso con il no. E quindi non so. Comunque, in ogni modo, saprete voi cosa avete deciso. Io la lezione magistrale si era diminuiti sull'immigrazione. Ma anche l'altro? L'altro non ha fatto la lezione magistrale, ha fatto una discussione con i giovani. Sia come si vuole. No, solo per precisare, no, che ha parlato dell'autonomia non è stato minimo. Lo so che è stato lui, però che differenza c'era? Scusa. Tu hai parlato di lezio magistrale, se l'ha fatta Minniti sull'immigrazione, non sull'autonomia. Era solo per precisare. Ah, va bene, non per ha detto delle cose. Siccome c'è una situazione politica delicata, magari parliamo di quello, poi dopo. Le altre cose. Magari parliamo della situazione politica di col presidente che sta con lei. Ma era un'osservazione. No, per carità, ma siccome stavamo affrontando personale, per carità, ma questa è una conferenza stampa. E allora? In osservazioni personali, qua si fanno domande al presidente. Ma qui ognuno dice le sue opinioni. No, qui stiamo a fare domande al presidente. Non mettiamo sta parlando della crisi, sta parlando della dimissioni mentali, non so quale è l'impegno. Ma la tensione appartiene a tutta la società. Ma come, scusa? Eravamo rimasti? Mi sa che sta scadendo il livello di attenzione, forse magari se beviamo un bicchiere di vino tutti assieme. Se siete d'accordo. Bene, arrivederci.